Mercoledì 28 settembre, bentrovati amici e amici bianconeri qui sul mio canale. Titolo del video di quest'oggi, riflessioni e scadenze. Video che voglio condividere con voi e che si rifà ad un tweet che questa mattina ho espresso sul mio profilo social Twitter, ovviamente con la voglia di riderci e scherzarci su un po', che ha trovato una certa diciamo frequenza e sicuramente una risposta assolutamente veritiera, che vado a commentare qui con voi. Non prima però di avervi invitato, qualora non lo fosse, ad iscrivervi al mio canale YouTube, tenendo azionata la campanella notifica, mettendo like al contenuto in fondo alla puntata, sperando che questa possa essere stata di vostro gradimento. Lascio altresì lo spazio allo sponsor OneFootball, di cui vi lascio qui sotto in descrizione il link per agevolarvi lo scarico. Un'applicazione leggera, gratuita, disponibile sia sul Play Store che sull'Apple Store, ricca di contenuti sul mondo del calcio e che vi dà la possibilità di selezionare la vostra squadra del cuore per avere tutte, ma proprio tutte, le informazioni che la riguardano. E riguardo la Juventus, la riflessione che voglio sviluppare è quel tweet, è contenuta nel tweet che ho fatto questa mattina, ovvero l'analogia che c'è tra i giocatori che vestono la maglia della Juventus e poi la maglia nazionale, e quando ad esempio ci troviamo in una situazione di campo magnetico, proviamo ad aprire o chiudere la chiusura centralizzata della nostra automobile e gli impulsi non arrivano. I giocatori che vestono la maglia della Juventus non corrono, quando vestono la maglia della nazionale invece hanno tutto un altro aspetto, hanno tutta un'altra resa sul campo, soprattutto chilometrica. E quindi mi è sorta questa battuta scherzosa, che ha trovato migliaia di risposte, ovviamente obiettivo molto spesso nella figura di Massimiliano Allegri, e se vogliamo figura di Massimiliano Allegri, che è stata poi individuata anche dall'amico e giornalista stimatissimo Marco Piccari, conduttore della trasmissione Maracanà su TMV Radio, nella quale ho avuto l'onore di essere stato invitato diverse volte, il quale giustamente, sottolineo giustamente, ma io scherzavo, lui ha risposto in termini invece assolutamente seri, professionali, che evidentemente la resa dipende da una questione di disposizione tattica e da un'attitudine mentale, cioè da una messa nelle condizioni del giocatore favorevoli da un punto di vista mentale e chiaramente da un punto di vista tattico. Non ho dubbi che la risposta veritiera, che la soluzione a questo problema stia proprio in questo, perché abbiamo criticato tantissimo la preparazione, tantissimo Folletti, tantissimo la metodologia, ma questa può essere riconducibile evidentemente ai tanti infortuni muscolari che sono occorsi ad una parte del corpo piuttosto che a un'altra, che implicano il fatto che evidentemente nella preparazione qualcosa sia andato storto o qualcosa non sia stato eseguito correttamente. Da un punto di vista invece dell'intensità della corsa, è chiaro che se un giocatore che oggi è alla Juventus e non corre, domani si trova con la propria maglia della nazionale a rendere sul campo, ripeto, soprattutto da un punto di vista dell'intensità, del linguaggio del corpo, della corsa, della fluidità di corsa, non dipende chiaramente dalla preparazione sbagliata o da quella che è stata fatta alla Juventus, che è la stessa. In un giorno non si può pensare che tutto sia diametralmente cambiato, ma sta nella condizione mentale e tattica nella quale il giocatore viene messo dal proprio allenatore, e quindi si ritorna un passo indietro dove si punta chiaramente il dito all'operato in questo momento, oltre che del preparatore per quanto riguarda gli infortuni, dell'allenatore, che deve trovare la quadra soprattutto sulla possibilità di mettere i propri giocatori nella miglior condizione tattica e mentale per rendere sul campo. La Juve ha scelto, lo abbiamo commentato diverse volte in queste settimane, di proseguire il percorso con Massimiliano Allegri, e allora in questo momento è chiaro che questa riflessione deve portare a far sì che l'allenatore con il quale si è scelto di proseguire, vuoi per necessità, vuoi per scelta, utilizzi i propri giocatori e li metta nella miglior condizione mentale di potersi esprimere. Al netto ovviamente di tutto quanto la Juventus in queste settimane ha cercato di implementare o di cambiare, introducendo maggiori poteri alla figura di Andreini, dando maggiore supporto alla figura di Bianco per Massimiliano Allegri, insomma tutte correzioni tattiche che vedremo quello che potranno dare da un punto di vista della resa.
Certo è che il suo Massimiliano Allegri, da un punto di vista così, diciamo, psicologico, per poter mettere nella migliore condizione i giocatori, deve farlo. So che tutto questo troverà particolare riscontro negativo nei commenti sotto al video, ma la situazione è questa, la Juventus ci pone questa situazione, a noi non resta altro che sperare che questa situazione possa essere svoltata, anche perché, come si commentava qualche giorno fa, siamo appena a settembre, c'è tutta una stagione davanti da giocare. L'obiettivo chiaramente è quella di raddrizzarla, e per poterlo fare serve l'apporto e il supporto di tutti. Juventus che peraltro si appresta alla sfida contro il Bologna di domenica sera con alcune buone notizie: il recupero degli infortunati Locatelli, Rabiot, Szczęsny, Alexandro, per citarne alcuni di quelli, diciamo, recenti, con la prospettiva di poter rivedere in campo il lungo De Genti, Federico Chiesa in primis, ma anche Paul Pogba, prima della pausa del Mondiale. È chiaro che potrebbe essere una rivista in campo molto limitata, ma già il solo fatto di poter pensare di avere giocatori di questa caratura disponibili, tornare a far parte, diciamo, con maggior frequenza del gruppo, potrebbe essere una spinta per il gruppo stesso da un punto di vista mentale, di autostima, di fiducia e di entusiasmo, che possono aiutare il tutto a trovare, diciamo, magari la continuità in qualche risultato positivo, che possono poi contribuire a svoltare la stagione. Veniamo al fronte scadenze, quelle scadenze che sono scadenze contrattuali, delle quali, secondo il mio punto di vista, bisogna tenere conto. Ne deve tener conto anche Massimiliano Allegri, che, sfruttando appunto un concetto di resa tattica e mentale, deve anche tenere in considerazione quella che è il volere della società in vista della prossima stagione sugli elementi che sono in scadenza di contratto. Alexandro, Cuadrado, Pinsoglio e Adrien Rabiot sono quattro di questi a cui il contratto va in scadenza, e non a tutti certamente sarà rinnovato. Ad esempio, non c'è la volontà di rinnovare il contratto di Alexandro, non c'è la volontà probabilmente di rinnovare nemmeno il contratto di Juan Cuadrado. È chiaro che Massimiliano Allegri non potrà pensare di privarsi di tutti questi elementi, che sono peraltro senatori o comunque elementi importanti del gruppo dal punto di vista dell'esperienza. Lo stesso Adrien Rabiot, c'è anche un Di Maria che ha il contratto in scadenza, che non sarà disponibile perché dovrà scontare due giornate di squalifica, e che potrebbe eventualmente decidere di prolungare di un ulteriore anno, ma che è un giocatore che al momento ha sottoscritto un contratto solo per un anno, e quindi è un ulteriore giocatore che potrebbe far parte della schiera dei titolari con il contratto in scadenza. Perché ho voluto affrontare questo argomento? Perché credo che giocare con troppi giocatori che hanno il contratto in scadenza, che sanno che il contratto non gli verrà rinnovato, potrebbe essere un freno alla resa sul campo, potrebbe essere un freno a quello di cui abbiamo argomentato proprio in inizio di questo video. Tra l'altro, la Juve, proprio in virtù di questo, sul mercato di gennaio potrebbe decidere di intervenire, e allora sul fronte mancino, laddove Alexandro non rientra più nei piani della Juventus, anche per una questione, oltre che di resa sul campo abbastanza insufficiente nelle ultime stagioni, per una questione di costi, potrebbe decidere di investire su un giocatore di un certo livello, perlomeno di esperienza europea. Il nome di Grimaldo è, secondo me, il nome da tenere maggiormente in considerazione. Si è fatto il nome di Ben Sabeini, ma è un giocatore che, pur andando in scadenza, non può essere, essendo extracomunitario, tenuto in considerazione perlomeno nel mercato di riparazione, quello di gennaio. L'altro nome da seguire è certamente quello di Fabio Parisi, per il quale emissari anche della Juventus sono stati inviati a più riprese per seguire il giocatore, ma così per sensazione sono portato a pensare che, avendo fatto l'investimento Cambiaso in prestito ora al Bologna, avendo in questo momento la situazione Alexandro e De Sciglio come alternativa, con l'eventuale ulteriore possibilità Danilo sulla sinistra, se la Juventus dovesse decidere di fare un investimento su quel fronte mancino, il nome più seriamente più candidato ad andare a ricoprire quel ruolo potrebbe essere proprio quello di Grimaldo, perché va in scadenza, quindi esborso contenuto, mentre su Parisi, al di là di quella che è un'esperienza europea che non c'è, il giocatore comunque sembra avere numeri importanti, con grandi margini di miglioramento, comporterebbe un esborso economico molto molto importante. Poi attenzione, perché, come vi dicevo, Cuadrado
Non credo sarà un giocatore a cui verrà rinnovato il contratto. La sensazione è che, anzi, la situazione contrattuale nella quale si è venuto a trovare quest'anno abbia così offuscato i rapporti con la Juventus e reso poco sereno il giocatore, con Di Maria che potrebbe decidere di fare solo quest'anno e quindi liberare un ulteriore spazio negli esterni d'attacco. Un nome su cui andrei a spendere due parole è quello di Cody Gakpo, giocatore del PSV Eindhoven, classe 1999, che sta facendo molto bene ed è un giocatore che dal mio punto di vista è certamente da seguire. Questa non è un'indiscrezione di mercato, perché poi se no vengo accusato di aver fatto un nome costato alla Juve che non si è verificato. Non sto dicendo che la Juve sta seguendo il giocatore, è un giocatore interessante su cui un pensierino lo farei e anzi manderei qualche emissario a seguirne le gesta, perché potrebbe essere un nome spendibile per l'immediato futuro. Ditemi cosa ne pensate, ci sentiamo presto, fino alla fine, forza Juve, ciao!